faccia di un tour virtuale non è necessariamente qualcosa di fisso. Può adattarsi all'ambiente che l'utente sta visitando. Può reagire alle azioni dell'utente. In questo caso l'interfaccia presenta un menu molto semplice e tre hotspot. I pallini colorati in basso cambiano l'aspetto degli elementi. Possono essere pensati come selettori, ma anche come azioni generate dal comportamento del visitatore. Ci sono anche tre slideshow. Sono tre variazioni di uno stesso modello. Questo è per foto verticali, con titolo, testo e link. Questo è per foto orizzontali, con titolo, testo e link. Questo è per foto orizzontali, con titolo e didascalia.